La Giunta ridisegna la mappa della burocrazia calabrese. Costantino Giovinazzo confermati direttori generali. Il ritorno di Pratico. Siviglia va all'ambiente. Diverse riconferme e qualche new entry alla cittadella regionale. Beni confiscati alla mafia in Calabria, assegnati fondi per 59 progetti. Crisi di farmaci in Calabria, il Covid, l'influenza e la guerra in Ucraina hanno colpito gravemente il settore sanitario, rendendo sempre più difficile reperire farmaci di prima necessità come antibiotici e antipiretici. Rosarno danneggiata per la terza volta l'auto del parroco Don Ciano, turbato ma non mi fermo, dice. A Siderno alla via due progetti sociali predisposti dall'assessorato alle politiche sociali. Si tratta di Doniamo Aiuto e Taxi Solidale, ottenuti grazie ad un finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale. Il presidente di Asnali, Rosario Antipasqua, traccia un bilancio 2022 sulla situazione delle aziende dopo questo anno caratterizzato dal caro vita e fa una previsione sul 2023. A Bonapodio il sindaco Orlando Fazzolari consegna generi alimentari per i bisognosi, opere di carità in questo fine 2022. Benvenuti all'informazione di Telemia. Cominciamo dallo scacchiere dei dirigenti alla cittadella Regione Calabria, che ridisegna la mappa della burocrazia calabrese. Vediamo quali posti cambiano. Diverse riconferme e qualche new entry. Tempo di scelte ai piani alti della cittadella regionale, dove la Giunta ha dato il via libera alla designazione dei direttori generali di molti dipartimenti all'indomani della recente modifica del regolamento delle strutture dell'esecutivo, che ha automaticamente determinato la decadenza dei direttori generali in carica. Al lavoro e all'agricoltura restano rispettivamente Roberto Cosentino e Giacomo Giovinazzo, già indicati come reggenti lo scorso 16 dicembre. Il dirigente di lungo corso, Salvatore Siviglia, guiderà il settore strategico dell'ambiente. La sorpresa riguarda l'esterno. Paolo Praticò, in passato alla guida della programmazione europea, che siederà al vertice dello sviluppo economico al posto di Fortunato Varone, quest'ultimo resta in qualità di reggente all'Audit, una struttura di supporto alla presidenza. Cambio anche alla guida della stazione appaltante. Roberta Porcelli subentra, seppur temporaneamente, a Claudio Moroni, che resta al vertice dei lavori pubblici. Restano in carica i dirigenti generali reggenti, i dipartimenti turismo e istruzione, guidati in maniera autonoma da Maria Antonella Cauteruccio e Maria Francesca Gatto. La responsabile del segretariato regionale, Eugenia Montilla, ha poi invece affidato a Paola Rizzo l'incarico di reggenza del settore ufficio legislativo. Anche a livello politico non sono mancate le novità, varato con la nomina degli assessori Giovanni Calabrese ed Emma Staine al posto dei neosenatori Fausto Orso Marzo e Tilde Minasi. Altre nomine in consiglio, attivando i poteri sostitutivi, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha proceduto ad alcune nomine di sua competenza, designando Francesco Diano e Francesco Morano quali componenti del Consiglio d'amministrazione del Consorzio del Bergamotto, scelti anche i membri del Comitato per le Servitù Militari, Anna Dardano, Giovanni Musolino, Giuseppe Folino, Michele Marcianò, Marcello Gatto, Giuseppe Arfuso e Giovanni Marzullo. Emanuele Scalzo è stato riconfermato all'unanimità segretario della Fillea CGL Catanzaro Crotone Vibo. L'elezione è avvenuta al termine di un articolato dibattito che si è tenuto nella sala conferenza del complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. La presenza tra gli altri di Antonella Mochieri della Fillea Nazionale, del segretario regionale Simone Celebre e al segretario della CGL Aria Vasta Enzo Scalese. Discussione congressuale del 19° congresso CGL ha visto impegnate tutte le strutture quindi dell'organizzazione.
Beni confiscati alla mafia, cambiamo pagina, in Calabria assegnati fondi per 59 progetti, qui il servizio di Silvestra Raffaella. Sono 59 in Calabria i progetti per riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, a fronte dei 128 presentati nella regione, che hanno così ottenuto il via libera nell'ambito di finanziamenti del PNRR, con pubblicazione nel decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. La dotazione finanziaria dei progetti, fa sapere così il coordinamento regionale di Libera, che ha analizzato i dati, è di quasi 58 milioni di euro per 35 enti territoriali, pari al 19,3% delle risorse totali. 254 sono i progetti complessivamente finanziati, che coinvolgono i 166 enti destinatari di beni confiscati in 6 regioni del sud. Parliamo di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il passo successivo, è detto così in un comunicato della segreteria regionale dell'associazione, vedrà la pubblicazione della graduatoria, entrando nella fase operativa che dovrà portare all'esecuzione degli interventi progettati dai comuni. Sarà così fondamentale monitorare con grande attenzione questi percorsi, perché i finanziamenti a disposizione vengono impiegati presto e bene. A fare la parte, partendo dalla nostra esperienza sul monitoraggio civico dei beni confiscati, cioè già la base di altre azioni, tra le quali in particolare il report rimandati con l'obiettivo proprio di rendere quanto più trasparente la filiera del percorso che riguardano i singoli beni oggetti di finanziamento. Mettere così a disposizione dati chiari e accessibili è il primo passo proprio per garantire la piena conoscibilità di questi percorsi. Incrociando così questi dati, riporta ancora il comunicato di Libera, proprio con quelli sulla trasparenza degli enti e di adempiere all'obbligo di pubblicazione degli elenchi dei beni confiscati trasferiti al loro patrimonio indisponibili tra le regioni più virtuose, sulla trasparenza dei dati e in testa la Campania con un punteggio di 35,9, che seguono poi la Puglia col 28, la Calabria col 18,9, la Sicilia al 16,8 e l'Abruzzo al 14,7. Chiude così la Basilicata con un ranking pari a 0. Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni ha prorogato di altri 6 mesi il mandato di governare la città di Rosarno ai commissari straordinari Antonio Giovannelli, Roberta Mancuso ed Emilio Buda. La proposta è stata avanzata dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per consentire il completamento dell'opera di risanamento degli enti rispetto ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La proroga è stata concessa anche per il comune di Nocera Terinese, provincia di Catanzaro. Gli agenti di Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi di cocaina e 636 grammi circa di marijuana. Gli operatori, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio svolto nel quartiere Regino di Santa Caterina, hanno notato nella sottoscala di un edificio una busta di plastica nera con all'interno sostanza stupefacente, che analizzata dal personale del gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, intervenuta sul posto, è stata confermata essere marijuana. Parliamo adesso di farmaci, crisi di farmaci in Calabria. Il Covid, l'influenza e la guerra in Ucraina hanno colpito gravemente il settore sanitario, rendendo sempre più difficile reperire farmaci di prima necessità come antibiotici e antipiretici. Maria Antonietta Reale. Gli effetti della pandemia, della crisi economica e della guerra in Ucraina si ripercuotono sulla disponibilità di farmaci. Questo è l'allarme lanciato a livello nazionale da associazioni e sindacati di categoria, che non risparmia neanche la nostra regione. Complice anche l'influenza stagionale, è diventato sempre più difficile reperire farmaci di prima necessità come la tachipirina. Ibuprofene e antipiretici, infatti, sono i farmaci più richiesti e spesso i clienti non si fidano degli equivalenti. Crisi anche sulle materie prime che compongono le confezioni, come la pellicola di alluminio che chiude il blister, ormai una rarità. Come di consueto, il nuovo anno segnerà anche un cambio nei prezzi, che rallenta l'approvvigionamento da parte dei magazzini. Penalizzati anche i più piccoli, colpiti da otiti e tonsilliti a causa della poca disponibilità di antibiotici.
Il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Cosenza, nonostante il quadro preoccupante, ha affermato che da febbraio la situazione dovrebbe diventare più gestibile. Molte aziende produttrici, infatti, ora sono in ferie, ma con il nuovo anno la produzione dovrebbe raggiungere nuovamente livelli accettabili, anche se non ne abbiamo ancora la certezza. Andiamo, torniamo a Rosarno, danneggiata per la terza volta l'auto del parroco Donciano che dice turbato ma non mi fermo. Lo ha sentito intervistato Graziano Tomarchio. Ecco, Don Pasquale, lei in 3 giorni subisce degli attentati alla sua macchina, ecco, viene presa di mira la macchina, ecco, perché questo secondo lei? Allora, io sono stato ho fatto la missione canonica in questa parrocchia il 4 agosto del 2021 e all'inizio, ecco, quello dei miei propositi era quello di prendermi cura, ecco, di questa comunità, anche perché sono sacerdote novello, da 3 anni che sono stato ordinato prete e quindi tutte le mie risorse, tutte le mie energie l'ho voluto dedicare per questa comunità. Ma fin dall'inizio ho avuto dei problemi, ecco, anche con delle lettere anonime che mi sono arrivate. Ma la cosa era finita là, voglio dire, c'è stato sempre un accanimento contro di me, di alcune persone. E nella settimana di Natale c'è stato proprio queste righe della macchina che ho visto nella settimana precedente a Natale di quest'anno. E inizialmente non ho fatto caso perché pensavo che erano cose da bambini, tant'è vero che gliel'ho portato al carrozziere, ma mi hanno lucidata perché sicuramente qualche bambino, anche se veramente ho pensato pure che poteva essere una cosa fatta di proposito. Però ecco, ho voluto tacere, ho voluto stare zitto. La cosa si è ripetuta per la seconda volta e poi per la terza volta in maniera più profonda. Questa incisione sui 2 sportelli della macchina ed è avvenuto il 26 di dicembre, dopo che abbiamo fatto il concerto di Natale in chiesa, dopo che abbiamo fatto la Santa Messa, abbiamo fatto pure una Ecco, settimana. chi non vuole la sua presenza in questo territorio? Poi Guarda, io non lo diciamo so, che questo è un sicuramente, territorio sicuramente una dove. minima parte di persone che vuole creare confusione all'interno della comunità, perché io in questa comunità ci sto dando la vita, sto dando tutte le mie energie per farla, ecco, risorgere, per farla diventare una comunità di fede, con la partecipazione delle famiglie e dei bambini. Probabilmente vogliono scoraggiare il mio operato, vogliono scoraggiare questa attività pastorale che sto svolgendo con buoni risultati. Da parte mia, ecco, le porte sono aperte a tutti, io non voglio discreditare nessuno, voglio fare il mio lavoro nella serenità e nella pace. Quindi non voglio, no, in coscienza mi sento a posto di non aver fatto nulla di male a nessuno, ma da quant'è che sono in questa cosa ho fatto sempre il bene, quindi non ho niente da rimproverarmi. Se io ritornerei indietro farei le stesse cose che sto facendo, perché i miei propositi sono quelli di lavorare per il bene di questa comunità. Probabilmente a qualcuno non gli sa bene qualcosa e cerca di, ecco, di. Da parte mia credo che sia uno sfogo di sentimenti negativi che hanno nel proprio cuore e che dovrebbero, ecco, un pochettino riconciliare. Ecco, io questa mattina c'è stato pure un mio comunicato sulla Gazzetta, a parte l'articolo che è stato fatto ieri, di denuncia per questo atto che è stato fatto nei miei confronti. Quindi un articolo di ringraziamento innanzitutto a tutte quelle persone che mi hanno, ecco, mostrato la loro solidarietà, tra cui il vicario generale, ecco, Don Pino Varrà, che è parroco, vice parroco della parrocchia San Giovanni Battista in Rosarno, di cui io sono stato pure vice parroco là. Quindi c'è una grande amicizia pure che si intensifica sempre di più. Don Pino De Masi, che è il mio parroco origine, mi ha chiamato pure, il vescovo stesso mi ha chiamato incoraggiando ad andare avanti. E questa chiamata del vescovo mi ha confermato a quel proposito iniziale di continuare a fare il bene per questa comunità. Calano i nuovi contagi, parliamo ora di Covid, e in misura meno rilevante il tasso di positività, con un numero di tamponi inferiore rispetto a ieri, ma aumentano i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Questo è il quadro dell'incidenza del Covid in Calabria che emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla regione sulla base delle comunicazioni dei dipartimenti di prevenzione e delle aziende sanitarie provinciali. In particolare, i nuovi positivi passano da 1107 a 835, in discesa anche il tasso, che è il 23,84 rispetto al 24,05 di ieri.
Una serie di scosse di terremoto si sono verificate in mare nel corso della giornata di ieri, nel Tirreno Cosentino, ad una considerevole distanza comunque dalla terraferma. Le scosse sono state complessivamente 7, a partire dalle 11.05 per finire alle 16.26. Le più intense sono state le 16.10 alle 13.38. Andiamo adesso a Siderno, alla via, due progetti sociali predisposti dall'assessorato alle politiche sociali. Si tratta di Doniamo Aiuto e Taxi Solidale, ottenuti grazie ad un finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale, il servizio di Maria Teresa Criniti. A Siderno due importanti provvedimenti sono stati approvati con la delibera numero 255 e 256 del 27 dicembre. Si tratta di due importanti progetti sociali predisposti dall'assessore alle politiche sociali Salvatore Pellegrino, rispettivamente denominati Doniamo Aiuto e Taxi Solidale. I progetti sono realizzati grazie ad un finanziamento di cui il Comune di Siderno è stato destinatario, pari a oltre 74.000 euro, derivanti dal Fondo di Solidarietà Comunale. In particolare, il progetto Doniamo Aiuto, dal costo complessivo di 44.000 euro, si propone di promuovere interventi atti a garantire un servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani ultra sessantenni con la collaborazione di donne che versano in situazioni di grave disagio economico-sociale. Tale progetto mira a inserire nel mondo del lavoro le donne in difficoltà, favorire le dimissioni precoci di pazienti dall'ospedale, garantendo la continuità delle cure a domicilio, sollevare inoltre per alcune ore della settimana i familiari dall'assistenza continuativa a parenti disabili o anziani, e infine contribuire al mantenimento dell'unità dei nuclei familiari. Il progetto invece Taxi Solidale, dal costo complessivo di 30.000 euro e della durata di un anno, intende offrire un servizio di assistenza a favore di anziani autosufficienti e non disabili gravi o comunque a tutte quelle persone impossibilitate a spostarsi con l'automobile privato o mezzo pubblico. Potranno usufruire di tale servizio tutti i cittadini anziani residenti nel comune di Siderno, autosufficienti e non autosufficienti, nonché tutti i cittadini che dovessero venire a trovarsi in situazioni particolari o momentaneamente invalidanti. Il trasporto prevede il prelievo dal domicilio dell'anziano o della persona, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'eventuale attesa durante la visita e il ritorno al domicilio. Tale servizio sarà concesso principalmente per visite mediche specialistiche, cicli di cure fisiche, fisioterapiche, ma anche per commissioni personali, come la spesa, gli acquisti in farmacia e visita al cimitero. Il presidente di Asnali, Rosario Antipasqua, traccia un bilancio 2022 sulla situazione delle aziende dopo questo anno caratterizzato dal caro vita e fa una previsione per il 2023. Rosario Antipasqua, presidente regionale Asnali. Che anno è stato il 2022 per le piccole imprese calabresi, le piccole aziende, anche a gestione familiare? Imprenditrici della nostra regione. Tra poche ore ci accettiamo a festeggiare l'anno che sta per arrivare, l'anno vecchio, l'anno che sta per arrivare. E l'anno che è trascorso, il 2022, per le imprese è stato un anno per alcuni aspetti non positivo, stazionario, in quanto usciamo da due anni di pandemia di Covid e nello stesso tempo quest'anno abbiamo vissuto la guerra in Ucraina, che a ridosso di casa nostra ci ha procurato molti danni, oltre che perdite di denaro del popolo ucraino, ma ci ha causato a noi anche una crisi economica e sociale, in quanto gli aspetti più elevati del caro energia sono frutto proprio di questa guerra esternata. Allora ne ha risentito sull'economia nostra. La nostra regione particolarmente, perché noi siamo una regione diciamo una regione debole economicamente, tutte le statistiche ci danno agli ultimi posti. Questo mi auguro che il 2023 ci sia un cambio di tendenza dove possa riemergere la capacità del buon governo della regione, del buon governo degli enti locali, dove risaliamo qualche gradino rispetto diciamo alle posizioni attuali. Le imprese hanno vissuto in prima persona questa situazione. Il nuovo governo regionale, che da un anno che si è insediato, ha sviluppato i primi processi
che sono relativi a quello di una programmazione rispetto anche all'utilizzo dei fondi comunitari PNRR, e il Mezzogiorno in questo dovrebbe avere una spinta innovativa di rilancio del sistema produttivo. Io mi auguro che rispetto alle difficoltà che abbiamo vissuto ci sia una ripresa del mondo delle piccole e medie imprese. Ecco, quali sono le previsioni per il 2023 secondo gli studi, secondo quello che voi come Asnali avete analizzato? Che cosa ne sarà dei piccoli imprenditori, delle piccole attività anche a gestione familiare? Parliamo di un indotto importante per la nostra regione. Nel 2023 abbiamo predisposto alcune fasi di rilancio dell'azione sindacale, che consiste anche nell'accompagnare le imprese a gestire la fase nuova, l'immediata parte della fase nuova. Noi ci siamo posti in verità nella salvaguardia e nel rilancio dei piccoli negozi di vicinato. Sempre di più assistiamo a uno spopolamento dei centri minori, e allora vogliamo che l'attenzione sia rivolta a chi oggi fa impresa, ma principalmente in questi centri, ma principalmente anche a chi vuole fare impresa in carattere. Ecco, c'è una parte la tutela dell'esercizio di vicinato, dall'altra la possibilità ai giovani di mantenere, di stare sul proprio territorio con la propria qualifica, e a chi vuole fare impresa si è messo in condizione di avere un supporto sia da parte dell'associazione di categoria, anche del governo regionale, perché credo che è fondamentale. Io ho avuto modo di dire nel convegno nazionale che il ruolo delle piccole e medie imprese è stato, diciamo, giudicato positivo in questi due anni di pandemia. Abbiamo riscoperto quanto è il valore di avere il negozio sotto casa, nel proprio territorio, nella propria via, perché ci ha fatto capire l'importanza che ha un negozio, non dal punto di vista di punto di riferimento sociale, ma anche quello è importante, perché è un presidio della comunità il negozio. Io ho fatto sempre un riferimento che quando si va in comune, se non si ha la certezza di avere l'indirizzo esatto, si va un po' di colonnina e si chiede la persona che la nota. Allora, la riscoperta, il rilancio del negozio di Stato, la tutela degli esercizi dell'artigianato locale nei piccoli comuni, specialmente nei comuni montani, è fondamentale. Opere di solidarietà a Barapodio. Il sindaco Orlando Fazzolari consegna generi alimentari per i bisognosi. Ecco, grazie tanto, meglio così. Ogni anno il vostro sindaco vi pensa in queste giornate di festa? Giornate di festa? Per non aggiornare feste. Siamo combinati così. No. Dico, però oggi il sindaco vi ha portato qualcosa, ecco, vi ha portato la spesa. Alla spesa, ma mia mamma porta la spesa perché io sono zoppa, perché i gatti mi rompono il femore, okay. E se non mi sono ospedali, ecco. E ora sono zoppa. Dico, ogni anno il sindaco vi porta la spesa, signora? Sì, ma dai, ci sono i nipoti, per dire la verità, che mi vanno bene. Sì, ma noi va a portare la spesa, il sindaco va a portare la spesa. Sì. Quanto vuoti? Ah, quando andavo, quando se la portano. Ogni mese circa. Detto, quando la portano, che se la mandano, Dio la porta. La non porta. È che non la porta. Non è che si attende Dio. La porta, sì. E allora no, allora no. Ecco, no. Com'è questo sindaco? È bravo questo sindaco? Qui. Il sindaco è bravo, una persona brava. Sì. Non avevo lagnanza, per dire la verità, lagnanza di Dio sindaco non avevo. Che se mi dia via, saluta pure i vecchi. Buongiorno. Mi portiamo alla spesa. Grazie. Com'è questo sindaco, signora? Ecco. Tutto bene, figlio. Dico, il sindaco vi porta la spesa e... Guarda, non avevamo che mi sedecimo. Nel modo più assoluto. Perché Dio a noi ne compensa sempre. E non ci stiamo a dire. Se 100 voti faccio, per me voto sempre per Dio. E basta, prima che lo caccia noi, sto pullo me, lo caccia noi di assurdo, perché è un grand'uomo. Grazie, grazie. Poteva tirarmi. Ah, ok, sì, facevo l'augurio. Ecco, in prima persona arriva il sindaco, vi dà gli auguri per fine anno, ecco, ogni anno. Sei bravo sindaco, vero? Voi siete contenti quando sì, il sindaco... Sì. Fa tutte le cose, è bravo.
Bravo sindaco. Compagno, bravo. Saluca, completati allo stadio comunale i lavori di semina del terreno di gioco che era ridotto in condizioni pietose. Il Corrado Alvaro è in corsa contro il tempo per il manto erboso. Siamo prossimi alla ripresa dei campionati. Se non ci saranno altri intoppi di natura burocratico, addirittura di ordine pubblico, e in attesa della riconversione del manto erboso in sintetico di ultima generazione, la SD San Luca 1961, militante nel campionato di Serie D, che aveva minacciato di disputare le partite interne in trasferta, possibilmente a Locri, continuerà a disputare le partite che deve giocare in casa al Corrado Alvaro. Lo stadio, il cui terreno di gioco in erba naturale versava in condizioni pietose a causa delle ultime abbondanti piogge e anche perché ultra sfruttato, non esistendo un secondo campo per gli allenamenti della prima squadra e la juniores, è stato sottoposto a risemina. I lavori sono stati effettuati e completati nella giornata di ieri da una ditta specializzata. A conti fatti, il terreno di gioco in erba naturale dovrebbe essere pronto non prima di un mese, quindi per la fine di gennaio, quando il San Luca sarà chiamato ad ospitare al Corrado Alvaro l'atteso derby contro i cugini dell'Locri. Ma la società spera di poter anticipare i tempi di qualche settimana al fine di poter disputare nello stadio di Via Santa Venere anche l'attesa storica partita di ritorno contro il blasonato Catania in calendario il prossimo 15 gennaio. Giocare altrove una gara che segnerà la storia sportiva del piccolo paese di San Luca sarebbe una sconfitta per tutti. Ne è convinta anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Bartolo, che ha assicurato che per il 15 gennaio, data dell'incontro contro il Catania, il terreno del Corrado Alvaro sarà in buone condizioni, quindi idoneo per sopportare le gare del girone di ritorno del campionato di Serie D. Per quanto riguarda invece la riconversione da erba naturale in sintetico di ultima generazione, fermo restando che si sta pensando di trovare un'area idonea per realizzare un secondo campo per gli allenamenti e conservare così il campo in erba naturale, esiste un progetto che aspetta solo di essere approvato e finanziato, ma in questo caso è chiaro che i tempi sono molto più lunghi. Ed ora... A Monastarace ieri sera è stata di scena la cena Antecatoia. L'iniziativa voluta e organizzata dall'associazione culturale La Pigna ha visto protagonista l'intero borgo di Monastarace Superiore trasformato in un vero e proprio set per una partecipata festa popolare Giuseppe Mazzaferro. Siamo a Monastarace Superiore in uno dei catoi che sono stati realizzati, che quasi ogni anno, comunque da un paio d'anni vengono realizzati all'associazione La Pigna nel periodo natalizio. Ogni anno c'è poi un obiettivo, avremo modo anche di descriverlo meglio quale sarà l'obiettivo della raccolta fondi di quest'anno, ma io in questo caso nel catoio Cantina, se non sbaglio, sono con una dell'associazione La Pigna. Ti chiami? Caterina. Caterina, e tu? Antonella. Caterina ed Antonella, che state gestendo in questo caso? Questo... I due miei collaboratori, Anna e Teresa. Questo catoio, ogni catoio ha, anzi mi dicevate prima che tutti i catoi hanno lo stesso menù che viene cucinato da? Da ognuno di noi, ogni squadra che ha il suo catoio cucina. Cucina, e chi viene a degustarlo? Ci sono delle prenotazioni prima? Abbiamo delle prenotazioni prima, infatti arriviamo quasi a 300 prenotazioni quest'anno. 300 prenotazioni, ottime prenotazioni. Da quanti anni viene realizzata questa manifestazione al periodo natalizio? Allora, adesso purtroppo con il Covid che c'è stato nel mezzo siamo stati fermi come ogni cosa e con questo è il terzo anno. Senti, è il menù di questa sera? Il menù di questa sera è antipasto casareccio e con degustazione del soffritto di maiale, le cose della caldaia, noi diciamo a cardare in dialetto, i pruppuni con esattezza, accompagnato con insalata di arance, e vino, e per i bimbi c'è il menù pizza e patatine, perché i bimbi logicamente non mangiano, per finire con noccioline, grappa, pandoro, che ci ritroveremo tutti in piazza una volta finita la cena,
ogni catoio, ognuno di noi andremo in piazza dove gusteremo panettoni, dolci e via, il brindisi finale. Un'associazione, ma un paese intero, Monasterace Superiore, associazione La Pigna, che opera all'interno di questa serata, sette catoi che hanno comportato che lavoro? Un lavoro immane, veramente ottimamente svolto dalle nostre donne e da tutti i ragazzi dell'associazione della Pigna che hanno dato il loro contributo, sono stati instancabili, fenomenali. Veramente dobbiamo ringraziare il presidente della Pigna, l'avvocato D'Acqua, e tutti coloro che hanno dato una mano come è stato possibile, perché senza il loro impegno questo non era possibile realizzarlo. Una manifestazione che si è interrotta per il Covid, come qua tutto, e che ritorna con tanti obiettivi. Sì, si è interrotta purtroppo per il Covid, c'è stata nel 2019 un'edizione favolosa, bellissima, riuscitissima, tantissima gente che si è divertita in piazza, e il culto del catoio è un culto che appartiene a noi calabresi. Il catoio era l'unione, l'amicizia, il rispetto, si mangiavano le cose buone insieme agli amici e si andava al basso sotto nel catoio dove non venivano disturbati da nessuno, e questo cerchiamo di ripristinarlo perché fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione, come tante altre che sono al lavoro, sono al nostro, stiamo cercando di portare alla luce tante cose che sono ormai sopite e quasi dimenticate. Una comunità che si raccoglie, diciamo che la comunità di Monasterace Superiore è una comunità come una pigna, come il nome dell'associazione, unita, e questa sera lo ha dimostrato ancora di più. Assolutamente, e questo è molto bello perché come appunto la Chiesa cerca di essere famiglia di tante famiglie, allo stesso modo, lo stesso spirito lo ha questa associazione. Ecco perché si è trovato questa felice intesa tra parrocchia e associazione La Pigna, proprio perché bisogna sognare in questi nostri luoghi, perché spesso non sognare significa morire. No, e questo non per illudersi di qualcosa, ma semplicemente per dare dei segni di unità, ed è molto bello questo. Un segno di unità che l'ho dimostrato anche in questi giorni con l'arrivo anche dei carabinieri per le persone sole, raccolta di Natale. È un'associazione che opera laddove anche le amministrazioni comunali che non hanno possibilità si interfacciano con chi ha bisogno, quindi i fondi raccolti molto spesso vengono destinati proprio a questo, ai bisogni. Le associazioni hanno proprio questo compito, cioè di arrivare nei rivoli dove non arriva l'amministrazione, insomma, d'accordo? Come anche per la Chiesa, no? Per la Chiesa, per esempio, i movimenti hanno questo di caratteristica, cioè arrivano dove spesso il parroco non riesce ad arrivare, no? E la cosa importante è che ci sia sempre questa comunione, no? Questa unità di intenti, no? Questo non spintonarsi, diciamo, no? Ma essere collaborativi per un fine unico, che è quello della comunità, di mantenere le nostre radici, d'accordo, la nostra identità. Ecco. Un'ultimissima cosa che va al di là della serata di stasera: che Natale è stato dopo questo, diciamo, un ritorno forse alla normalità? Si è veramente tornati alla normalità all'interno anche della comunità? Guarda, degli strascichi sono rimasti del Covid, però c'è questo desiderio di reazione a tutto questo, no? C'è la gente cosciente che qualcosa realmente ha fatto incrinare la nostra cultura, no? Il nostro essere in gruppo, ecco. Avvocato, ritornano questi catoi interrotti come quasi tutte le manifestazioni col Covid. La vostra iniziativa ha avuto sempre una finalità per la comunità. Quest'anno la finalità? E la finalità, quindi, la prima finalità è quella di dare un segno che anche dopo il Covid si può ripartire, quindi lo abbiamo fatto in sinergia con la parrocchia, con Don Alfredo, che ringrazio, sempre presente alla nostra attività. La nostra attività è quella proprio di rianimare il borgo attraverso queste attività che servono per unire e per armonizzare quello che abbiamo. La risorsa che abbiamo è il catoio, noi cerchiamo di farlo diventare una cosa bella da vedere, bella da vivere attraverso queste iniziative.
Ne avete fatte tante, parlavo prima con Don Alfredo, anche nel periodo natalizio, quello di aiutare i bisognosi, quindi in un periodo, quindi con la, delle donazioni, in un periodo dove il Natale e la solitudine si sente ancora di più. Come è andata? È andata molto bene, lei si riferisce sicuramente a quella del, 20, del 18, del pranzo solidale con gli anziani, è stata veramente una grandissima esperienza e che ha veramente fortificato ognuno di noi. Ma l'altra bella iniziativa è stata quella di, del giorno di Natale, dove i nostri bambini hanno avuto la gioia di ricevere, come fanno sempre i bambini a Natale, il regalino, però hanno approfittato per donare a loro volta a Babbo Natale una lettera per portare ai loro coetanei in Ucraina che soffrono e anche dei regali che dall'altra parte, quindi un Natale solidale veramente. Il cantautore Vincenzo Lì ha concluso brillantemente il tour 2022 con un concerto che si è tenuto all'Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica. Nel corso del concerto ha ricordato con una canzone una sua grande amica Silvia Femia, scomparsa qualche mese fa. Buongiorno mondo, cosa vuoi che dica? Ti ho cercato sempre solo fuga. T'abbraccerò così che tu non possa andare via. Non dirmi no. Perditi dentro uno sguardo che tu conosci a me. Si può morire dentro anche se il mio respiro che va via così. Allora, ciao a tutti, grazie. Intanto ringrazio in anticipo le persone che sono venute al concerto. Che dire, un concerto sicuramente per me atteso perché chiude, diciamo, il mio tour in questo caso, che è partito quest'anno, quest'estate, la prima estate tra l'altro con i miei, con la mia band, i miei musicisti, che è formata da Alessandro Albino alla batteria, Alessio Carriero percussione e batteria, Gianluca Caraffa chitarra, Daniele Mangio la basso e poi c'è stato anche Peppe Platani, insomma, che ha dato una grandissima mano d'aiuto, e Luca Rossi alle tastiere. Che dire, è stato veramente una bellissima tournée, insomma, ricca di emozioni, piena di grandi soddisfazioni, che porterà sicuramente avanti anche grandi grandi progetti. Questa sera presenterò anche dei brani nuovi, nuovi singoli, insomma, che saranno in uscita a breve, insomma, tra l'altro qualcuno è già uscito, e li presento in un posto a me caro, ormai il comune di Gioiosa Ionica, che mi ha diciamo adottato come figlio, quindi ormai da ben 4 anni. E questa sera ci sarà anche una ricorrenza speciale per me, perché ricorderò un'amica che non c'è più, quindi proprio in questo paese, e preferisco tenere la sorpresa per dopo il concerto, quindi sicuramente per me sarà un carico di emozione maggiore. Ringrazio sempre la mia band, ringrazio il service che mi segue sempre in ogni diciamo evento, in ogni mio evento, ringrazio tutta la consulta, diciamo, dell'associazione di Gioiosa Ionica, e non ringraziare anche tutta l'amministrazione comunale che è sempre presente in ogni evento. Mi chiamano il giorno, mi dicono amore. Ricordi di una strada che non c'è più, in ogni angolo che vivi tu, rispondo cosa vuoi da me, mi chiedo cosa vivrai. Splendido, splendido concerto, a mio avviso mi sono divertito veramente tanto insieme alla mia band e ai miei musicisti che sono qui con me. Ringrazio veramente ancora nuovamente tutte le persone che sono venute al concerto, e ecco, il momento più importante per me è stato dedicare il brano, appunto il brano e non solo, anche il brano, ma la lettera che ho scritto alla cara amica Silvia, che oggi non c'è più, e quindi è stata veramente una grande emozione per me dedicare il tutto a lei. Io è così che ti voglio ringraziare e ricordare, e più che un ricordo è una semplice lettera, e volevo solo augurarti, cara Silvia, che oggi non ci sei più e che sicuramente ci stai ascoltando e ci stai sentendo, e oggi so che la tua famiglia è qui insieme a noi. Ti volevo solamente augurare auguri di Buon Natale. Mi chiamano il giorno
Ciao. Mi dicono amore, rispondo cosa vuoi da me. Mi chiedo cosa vivrai, mi chiedo che cosa saprai accanto a me, e lo sai. Non dopo raggiunto, non dire parole, non dire parole che possono pesare. Ciao. Continuiamo a far visita a Presepi in Calabria. Tutto particolare quello di Gallico, lo vediamo in questo servizio di Graziano Tomarchio. Questa sarà una piccola rappresentazione che è partita dall'idea di far vivere ai bambini, dopo tutto questo periodo di pandemia, un'emozione diversa del Natale. Sono stati così coinvolti ed anche noi siamo stati tutti partecipi, che ci siamo impegnati in tutto questo tempo a preparare tutto ciò usando il poco materiale disponibile. Ora voglio ringraziare particolarmente la nostra cara dirigente che ci è stata vicina appoggiando la nostra iniziativa, ai sacerdoti Don Antonino che darà la benedizione. Ditemi di esprimere anche il mio pensiero, mi devo complimentare con la direttrice e col corpo insegnanti per questa bellissima iniziativa del presepe. Ecco, voi dovete sapere che il primo presepe che è stato fatto è stato un presepe vivente. Chi l'ha fatto il primo presepe vivente? L'ha fatto San Francesco d'Assisi nel 1223, tornando lui con l'esperienza della Terra Santa e passando per Greccio per andare verso Assisi, Greccio che è a pochi chilometri da Rieti, vedendo delle grotte, subito è stato ispirato a realizzare un presepe vivente. Ecco, proprio nella notte del 25 dicembre del 1223, San Francesco ha fatto questa bellissima rappresentazione sacra, ha convocato i suoi frati, il popolo, in una grotta hanno messo l'asinello, il bue, un bambino. Ecco, c'è stata questa bellissima rappresentazione come una catechesi vivente. Oggi, ecco, i nostri bambini, i nostri ragazzi non fanno altro che darvi una catechesi vivente di ciò che è stata l'incarnazione di Gesù. Che ho già visto io tutti gli ambienti, hanno rappresentato bene la Betlemme del tempo, la grotta preparata bene con tantissimi bambini e quel mercato di Betlemme. Ma Gesù nasce nel silenzio di una grotta, questo lo sappiamo. E noi siamo prossimi a celebrare proprio questo grande mistero del Natale, del Dio che si è fatto uno di noi, che ha voluto mettersi accanto ai nostri passi per riportare l'uomo al piano di Dio, dal quale era caduto a causa del peccato. La nascita di Gesù, la sua incarnazione, è tutta in funzione ad un piano di salvezza. E proprio questo stesso bambino che è nato oltre 2000 anni fa, è lo stesso bambino e quel Gesù che noi vediamo sull'albero della croce. Quel bambino che ha aperto le braccia nella grotta di Betlemme e quel bambino e quel Gesù che noi vediamo sull'albero della croce, che apre le sue braccia per inchiodare che cosa? L'antico peccato. Tutta la missione di Gesù è stata compiuta per la nostra salvezza. Quindi Natale significa salvati, perché Gesù, questo nome, significa salvatore, e lui è venuto per salvare tutto il genere umano. Grazie di questa bellissima iniziativa. Si è svolto a Cirella di Platì, presso la chiesa Santa Maria Assunta, un concerto Cunti e Canti di Natali. Mediati Sound Project è un'associazione culturale suoni e tradizioni popolari. Andiamo a Cirella di Platì.
Ieri sera a Cirella di Prati è andato in scena il concerto Cunti e Canti di Natale. L'iniziativa, organizzata presso la chiesa Santa Maria Assunta della frazione del noto comune Aspromontano, ha visto l'organizzazione di Mediati Sound Project, l'associazione culturale di suoni e tradizioni popolari del posto. Un concerto che ha appassionato in tanti e che ha visto un'importante partecipazione. I canti e i cunti popolari per la tradizione calabrese rappresentano un vero e proprio tratto di storia. Siamo ormai prossimi al cenone di fine anno e poi il primo di gennaio. Che cosa dovremmo mettere a tavola? Ci viene suggerito in questo servizio. Siamo con un esperto di salume e di prodotti tipici del territorio calabrese, quindi noi l'invito è comprate e spendete calabrese. Roberto Papalia, ecco, il primo dell'anno, una tavola bandita dei nostri prodotti tipici del territorio, come abbiamo detto prima. Ma iniziamo a dire cosa facciamo questo cosa tagliere. Metteremo nelle nostre tavole. Buongiorno a tutti. Niente, come tutti gli anni formiamo una tavola ben diversa dagli altri anni. Quindi quest'anno, se tutto va bene, metteremo dei prodotti proprio speziati, leggermente piccanti, facendo un capodanno con il botto, come suol dire. Quindi non possiamo partire con l'anduia? No, che diciamo con l'anduia? Se c'è la possibilità usiamo una buona anduia, un'anduia che è fatta veramente con i veri criteri calabresi, perché oggi l'anduia la fanno anche a Firenze, fanno anche l'anduia, tutti fanno l'anduia, ma la vera anduia è quella di Spilinga. Prodotta, quindi è la nostra, prodotta è un nostro prodotto calabrese. Esatto, è essiccata senza le celle, quindi con la ventilazione stessa del territorio di Spilinga. Quindi poi andiamo ad un buon ottimo capicollo di maialino nero, abbiamo del guanciale particolare fatto stagionato e affumicato, un buon pecorino fatto solo con latte di pecora, del filetto lardato, che è un filetto che ha un esternamente ha un filo di lardo che è molto gustoso, che è più gustoso della carne stessa. Poi una scomorza affumicata, un pecorino crotonese stagionato sempre in grotta, del buon caciocavallo silano, che come potete vedere è un caciocavallo che si può fare anche alla piastra, si può fare panato e fritto proprio per farlo alla leggera, voglio dire. Una salsiccetta tagliata a punta di coltello affumicata. E poi abbiamo pure una ricotta che è fatta solo con puro latte di pecora, una ricotta che è come contorno, fatta nelle formette piccoline con le fascette di juta, quelle di una volta, si formano queste belle ricottine come antipasto, proprio un antipasto, come suol dire, con il botto, accompagnata da un ottimo vino. Quindi poi il botto lo facciamo con il vino del Padre Eterno. Quindi è un prodotto fatto biologico, senza solfiti,
che io auguro che quest'anno quello che se ne va porta praticamente con sé tutte quelle cose brutte che abbiamo passato in questo triste 2022, che il 2023 ci porti qualcosa di buono, perché alla fine tanta gente sta male con questo, con questi problemi che ci sono, malattie e cose varie. Speriamo che questo 2023 porti l'antidoto giusto per togliere questa sofferenza e passare un 2023 molto sereno. Quello che auguro a tutti, amici, non amici, conoscenti, telespettatori e tutto, va bene? Vi ringrazio e vi saluto. Venite a trovarci nei mercati, siamo sempre qui a disposizione con allegria, simpatia e tutto. E prezzi spettacolari. La rassegna di titoli di giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo subito con Gazzetta del Sud, che riserva questa apertura: Reggio accoglie medici cubani, l'ASP 5 strutture per il soggiorno, oggi l'ambasciatrice in Calabria. Definiti i dettagli operativi, così dislocati 51 sanitari tra gli ospedali di Gioia Tauro, Polistena Locri e Melito Portosalvo. Meloni, la priorità è il presidenzialismo, mi fido dei miei alleati, dice la Premier. La conferenza stampa di fine anno dura quasi tre ore. Tre notizie nel taglio alto, titoli sottotestata Calabria, arriva la proroga di 12 mesi per 700 precari, poi Reggio, il Dipartimento di S, autentica eccellenza della medicina. Reggio alla sbarra, 15 imputati, il pentito Kindemi a epicentro, l'agguato a Catalano, o Bumbularu rientra nella guerra di Gallico. Subito la fotonotizia di centropagina in Consiglio Veneti su concorso e patrimonio acqua e rifiuti, dubbi a Reggio sull'adesione alla Arrical. E poi Comune di Rosarno, il Consiglio dei Ministri, altri sei mesi di commissari per completare il risanamento. Ardore, trafficante di erba arrestato grazie a un falso corriere. Addio alla leggenda Pelé, il genio che inventò il calcio. Stroncato da un tumore, Orei se ne va a 82 anni. Eccolo in questa foto indimenticabile. Pelé. Quattro giocatori della Regina nella top 11 del girone d'andata. Gagliolo, Di Chiara, Pierozzi e Super Fabian sono stati dei protagonisti della Regina, che ricordiamo milita in Serie B ed è seconda in classifica. Covid, l'Italia chiede l'intervento dell'Europa sui test con l'Agenzia Unione Europea. Il governo controlli ma non coercizioni. Nei tamponi dei passeggeri positivi in arrivo dalla Cina riscontrata solo Omicron. Luce, confermato il calo delle tariffe dal 1 gennaio, nel primo trimestre le bollette diminuiranno del 19,5%. Chiudiamo col quotidiano del Sud, che riserva questa apertura, vediamo subito, dedicata alla legge di bilancio dello Stato 2023, 306 forestali, la Calabria in manovra. Confermati 3 miliardi in 15 anni per la statale ionica, stanziati 440 milioni per il rischio frane, ecco il via libera in Senato, sono legge per gli emendamenti Cannizzaro, altre 7 milioni per Reggio. Fotonotizia, consegnate tre nuove ambulanze per il 118 di Vibo Valentia, invece università verso la prima consulta regionale degli studenti. Confindustria, il 2022 è stato un anno dai segnali contrastanti. E ancora, per quanto riguarda le altre notizie, approvata la legge di bilancio 2023, ecco le principali misure previste, conferenza stampa di fine anno della Presidente Meloni, punteremo sul presidenzialismo. Le altre notizie, la scomparsa di Pelé, anche il quotidiano la riporta in prima pagina, e poi si parla dell'Università Lanvur, premia Mediterranea e Magna Grecia. Ancora Catanzaro, fiorita sulle aperture di Occhiuto, si firmi per la Dulbecco. Reggio, Comune, Brunetta e Versace, il Comune non aderisce ad Arrical. Vibo, progetti di vita, Mignolo al Comune, vi staremo col fiato sul collo. Cutro, elezioni sulla querela per falso, la segretaria comunale. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti, possiamo restituire la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Vediamo che tempo farà in Calabria.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Il meglio è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie. Riepilogo. La Giunta ridisegna la mappa della burocrazia calabrese. Costantino e Giovinazzo confermati direttori generali. Il ritorno di Pratico. Siviglia va all'ambiente. Diverse riconferme e qualche new entry alla cittadella regionale. Beni confiscati alla mafia in Calabria, assegnati fondi per 59 progetti. Crisi di farmaci in Calabria, il Covid, l'influenza e la guerra in Ucraina hanno colpito gravemente il settore sanitario, rendendo sempre più difficile reperire farmaci di prima necessità come antibiotici e antipiretici. Rosarno, danneggiata per la terza volta l'auto del parroco Don Ciano, turbato ma non mi fermo, dice. A Siderno alla via due progetti sociali predisposti dall'assessorato alle politiche sociali. Si tratta di Doniamo Aiuto e Taxi Solidale, ottenuti grazie ad un finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale. Il presidente di Asnali, Rosario Antipasqua, traccia un bilancio 2022 sulla situazione delle aziende dopo questo anno caratterizzato dal caro vita e fa una previsione sul 2023. A Bonapodio il sindaco Orlando Fazzolari consegna generi alimentari per i bisognosi, opere di carità in questo fine 2022.